27esima domenica del tempo ordinario. Al centro della parola di Dio di questo giorno c'è l'affermazione forte di Gesù, che nel Vangelo di Luca ci ricorda che siamo servi inutili e che pertanto dobbiamo servire con totale disponibilità nei confronti di Dio. È una parola però abbastanza sorprendente, perché nella parabola che Gesù racconta, l'esempio del padrone che tratta i servi in maniera appunto tradizionale, cioè come sono trattati nell'antichità, servi che ricevono ordini, che non hanno alcun diritto nei confronti del padrone, sembra un'immagine distorta di quello che può essere il rapporto con Dio. Dio non è per noi un padrone o un padre. Tuttavia la parabola va compresa nel contesto e non riguarda tanto il protagonista in quanto padrone, ma riguarda l'atteggiamento del servo. E questo viene subito dopo che i discepoli hanno chiesto a Gesù: Signore, aumenta la nostra fede. E Gesù ha dato una risposta che è anche abbastanza nota e conosciuta: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo albero: va a sradicarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. Come si può interpretare questo passaggio, dalla richiesta di aumentare la fede all'affermazione che i discepoli sono servi inutili e che devono comportarsi così? Non c'è contraddizione e c'è anche una interpretazione del tutto positiva che possiamo cogliere. Anzitutto aumenta la nostra fede, e domanda che nell'Evangelo di Luca viene posta per dare l'occasione a Gesù di mettere al centro la fede come unico atteggiamento nei confronti di Dio. Quello che Gesù dice: se aveste tanta fede quanto un granello di senape, non è semplicemente un desiderio, ma è un'esortazione. Fidatevi di Dio, fidatevi completamente di Lui e tutto vi sarà possibile. Nel senso che Dio risponde a colui che ha fede, nel senso che Dio può operare prodigi per chi ha fede, nel senso che la sua risposta va al di là delle nostre attese. Ma se è così, allora qual è l'atteggiamento dell'uomo nei confronti di Dio? Ecco qui la parabola allora del servo inutile. Per definizione i servi non sono inutili, sono appunto servi, servono a qualcosa, ma è l'atteggiamento che li qualifica. Colui che sa che non deve aspettarsi ricompensa, colui che sa che non è per il suo servizio che può pensare di fare carriera, perché è servo e rimane servo. E dunque l'atteggiamento di totale umiltà e disponibilità, di apertura dinanzi al padrone, in questo caso di fiducia piena nei confronti di Dio, che qualifica l'operato del servo. Allora, lungi dall'essere mancanza di rispetto, mancanza di riguardo per i discepoli, è l'esortazione a mettersi in totale apertura e umiltà nei confronti di Dio, che è poi l'esempio che Gesù ha dato. Lui per primo ha fatto così. Gesù per primo ha messo la sua vita a servizio della volontà del Padre, si è dato totalmente a Lui per l'esecuzione di un progetto che era per la salvezza degli uomini. Dunque, perché i discepoli non possono avere questo atteggiamento? Sono chiamati anzitutto ad imitarlo, ad essere totalmente aperti e disponibili dinanzi a Dio. Perché del resto è Lui che fa la storia, è Lui che salva, non sono i nostri meriti. Ed è quanto ci dice nella prima lettura il profeta Abacuc, un profeta che ha operato nella seconda metà del VII secolo a.C., quando l'impero degli Assiri stava crollando dinanzi all'avanzata del nuovo impero babilonese. E Abacuc grida e supplica Dio per la violenza e per l'ingiustizia di cui è testimone, una vicenda che ricorre nella storia. E dinanzi al silenzio di Dio, dinanzi al fatto che non interviene a rispondere immediatamente dinanzi all'angoscia degli uomini, dinanzi all'ingiustizia, alla violazione dei diritti, la risposta di Dio è questa: soccomberà l'uomo che non ha l'animo retto, ma il giusto viverà per la sua fede. Questa frase, che riprenderà San Paolo nelle lettere ai Romani e anche nelle lettere ai Galati, è un po' la chiave di lettura di tutta la storia secondo la Bibbia. Apparentemente Dio è in silenzio,
non risponde alle richieste e alle grida di quanti vivono l'ingiustizia. In tempi più recenti qualcuno si domandava, ad esempio in ambito ebraico, se è possibile ancora per gli ebrei credere in Dio dopo Auschwitz. La domanda era: dov'era Dio ad Auschwitz? Ricordo la risposta di un rabbino che, dinanzi a una domanda posta da uno studente in un incontro a scuola, ha detto così: Dio era con coloro che venivano mandati a morte, ma dov'era l'uomo ad Auschwitz? Dov'è la responsabilità e la coscienza dell'uomo? Allora la risposta che Dio dà al profeta Abacuc, il giusto vivrà per la sua fede, è l'affermazione che Dio non dimentica le vicende dell'uomo e non si estranea ad esse, che ha il controllo della storia, che ha la guida delle vicende umane. Ma con la sua sapienza e nel mistero della sua provvidenza, a noi basta sapere che Dio non è lontano e che dinanzi a ciò che a noi appare semplicemente buio, oscurità e male, c'è la vittoria di Dio che è vittoria dell'amore per la salvezza degli uomini. Ed è per questa provvidenza, ed è per questa chiave di lettura della storia che Paolo può dire a Timoteo, è il testo della seconda lettera che leggiamo oggi, non vergognarti del Vangelo, ma sii fino in fondo testimone. Testimonianza che viene data per mezzo dello Spirito Santo. E Paolo gli ricorda che ha ricevuto l'imposizione delle sue mani e dunque un carisma e un dono particolare dello Spirito per poter annunciare e testimoniare il Vangelo come apostolo. Ecco allora che cosa fa il discepolo che ha compreso qual è il disegno di Dio per lui e per la storia umana. Si pone come servo inutile, non si vergogna del Vangelo e come testimone coerente opera instancabilmente per l'annuncio della salvezza. Direi che questo annuncio dobbiamo davvero proclamarlo con forza oggi, perché nel nostro secolo ventunesimo, che è iniziato da poco, non possiamo dire che la storia non riguardi e non ci proponga violenze, ingiustizie, soprusi. Questo non è mai cambiato negli anni. Ci sembrava che il secolo ventesimo avesse raggiunto il massimo, ma continuiamo su una strada, dal punto di vista delle vicende del mondo, che è davvero dolorosa e angosciante. Tuttavia questa parola è per oggi. La parola di Dio ci illumina il cammino presente e dice: Dio non è lontano da voi. Il giusto vivrà per la sua fede. A noi discepoli, a noi cristiani, compete far tesoro del dono che abbiamo ricevuto, il dono del Vangelo, e condividerlo generosamente e umilmente con ogni uomo, con ogni donna di questo tempo, sapendo che Dio, che poi su questa nostra fatica costruisce la storia della salvezza. Il nostro essere inutili non è allora un motivo per scoraggiarci, ma è un motivo in più per fidarci di Dio, perché è Lui che fa fruttificare il seme, come accade al piccolo seme, al granello di senape, che diventerà il più grande degli alberi. La nostra fede, piccola, umile, apparentemente insignificante, può essere invece il motore di un mondo nuovo, di una giustizia nuova. Sarà Dio a realizzare questo.